piangendo un po' quando, quando penso a quella lettera di Martini e a tante cose. Beh, scusate, però non dovevi cominciare con questa cosa di, del cardinale. Ecco, io gli devo molto, e sono veramente gli devo moltissimo. Per me è proprio un padre, un maestro. Amico è una parola che non riesco a usare per il cardinal Martini, perché l'amicizia suppone simmetria, parità. Lo diceva già Pitagora, l'ha ripreso Aristotele, nell'Etica di Nicomaco, ben due libri che dedicati all'amicizia. L'amicizia quindi suppone perfetta parità. E se voi pensate ai vostri amici, quando amici da ragazzi, da bambini, poi si diventa grandi, se la stessa parità che esisteva da piccoli non viene mantenuta crescendo, non sei più amici, nel vero senso della parola. Si ricorda, infatti, ti ricordi, ma è finita quella cosa. Va bene, ok. Teologia del bene comune. Beh, innanzitutto sono contento di parlarne in un ambiente francescano, perché pace e bene è una delle prerogative, del grande saluto del mondo francescano. E che cosa possiamo augurare di più alle persone che incontriamo, se non la pace e il bene? Che cosa di più? Che cosa andiamo cercando noi? Che cosa vanno cercando gli esseri umani? Di qualunque tipo. Quelli che lasciano la loro casa, quelli che invece proteggono la loro casa, quelli che vanno cercando, che se alla fine che cosa vuole il cuore umano se non la pace e il bene. Quindi augurare pace e bene è molto bello, e soprattutto poi una pace che sia comune, un bene che sia comune. Tutto questo è quanto di più umano e al contempo di più spirituale ci possa essere. Io insisto molto su questa unità tra umano e spirituale, perché appartengo a quella scuola eminentemente cattolica, lo sottolineo, che considera che tutto ciò che è molto umano, che tutto ciò che è profondamente umano, è la via migliore per portare al divino. Contrariamente invece a un'altra scuola, per esempio l'impostazione luterana della teologia crucis, della teologia dialettica e così via, che ritiene invece che l'umano debba essere condannato, debba essere comunque negato. E dietro Lutero naturalmente ci sta soprattutto Agostino, soprattutto il secondo Agostino. Ecco, contro questa prospettiva io penso invece che tutto ciò che è umano, profondamente umano, è allo stesso tempo cristiano, è allo stesso tempo grandemente spirituale. Quindi sono molto contento di parlare qui del bene e del bene comune. Anche se devo dire due cose. La prima, come premessa ovviamente, la prima è che mi dispiace di non avere avuto molto tempo a disposizione per preparare. Sì, ho scritto delle cose, adesso insomma, qualche cosa dirò, però mi sono reso conto che si tratta di un argomento veramente potente, veramente profondo, che richiederebbe ben di più delle poche ore che ho potuto. Sono solamente balbettini queste cose che adesso dirò. Occorrerebbe veramente pensare, riflettere, per i nodi che spero di riuscire a fare scorgere anche a voi. La seconda cosa, come premessa, è che c'è un bisogno enorme di ragionare sul bene comune, perché quanto ho scoperto, che cosa si fa? Che cosa si fa? Cosa fanno i teologi, i filosofi in generale, insomma, chi fa un mestiere intellettuale prima di iniziare a riflettere su un tema? Che cosa si fa? Si vanno a prendere quelle cose che hanno scritto gli altri e si vede un po' che cosa dicono, cosa non dicono e così via. E in particolare, per chi ha poco tempo, che cosa si fa? Si utilizzano i dizionari. Anzi, anche per chi ne ha tanto di tempo si parte innanzitutto dai dizionari, perché i dizionari hanno i dizionari teologici, i dizionari filosofici, hanno il grande pregio di offrire la sintesi, no? Il succo, summa summarum del pensiero, delle questioni e così via. Ebbene, io consultando i 10 dizionari teologici che ho sotto mano a casa, laddove lavoro, mi sono reso conto che ben 7, sia di tipo dogmatico, sia di tipo morale, ma soprattutto quelli morali sono incredibili, i dizionari di teologia morale non contengono la parola bene. Poi ho l'elenco qui, adesso però non lo dico, perché se qualcuno poi è interessato durante il dibattito dice quali sono i tuoi dizionari così, e io gli dico, però non è utile che faccio l'elenco di tutti i titoli, i curatori e così via, insomma non è il caso, ecco. E
Ce ne sono tre invece, tra quelli che ne proseguo, ce ne sono tre che invece contengono la voce bene, e questi li cito perché insomma è come una nozione di onore. Sono il Dictionnaire de Théologie Catholique, che dedica 9 pagine alla voce, le bien. Sono tante o sono poche 9 pagine? Beh, considerate che sono 30 volumi, 30 tomi, il Dictionnaire de Théologie Catholique, proprio l'opera più vasta, più monumentale che il pensiero teologico del Novecento abbia prodotto, della prima metà del Novecento, perché comincia nel 1909, questa impresa mastodontica generata in Francia, e si conclude nel 1950. Ed è 30 tomi, sono tante 9 pagine, giudicate voi, la voce che segue, si intitola I beni ecclesiastici, ne contiene 18. Ecco, poi c'è una voce del dizionario di Runner e Ford River, Runner, Karl Runner, immagino tutti voi l'abbiate sentito nominare, grande teologo. Io ricordo, era il 1984, mi trovavo a Venegono, perché ero studente di teologia in seminario a Venegono, e ci presentiamo a lezione. Allora io facevo la terza teologia, e il professore di teologia morale, il cui nome è Ferdinando Citterio, tanto per essere chiaro, esplicito, insomma, magari qualcuno di voi lo conosce, entra in classe e dice: oggi dobbiamo cantare il Te Deum, il Gloria e altre cose ancora, perché? Perché è morto Karl Runner. Finalmente ha finito di devastare con il suo pensiero nocivo, questa è... Ovviamente io già allora la pensavo diversamente, adesso la penso ancora più diversamente. Runner è stato uno dei più grandi teologi che il Novecento ha avuto, e nel suo dizionario c'è una voce che si intitola Bene, Bontà, Buono. Non so se vi è chiaro, quando le cose si mischiano, quando si fa questa cosa Bene, Bontà, Buono, vuol dire che insomma sì, è come tante cose un po' così che non so dove mettere, le metto un po' tutti insieme e faccio una voce anche abbastanza piccola. E infine, se voi avrete magari visto, c'è un dizionario che si chiama Lexicon, Dizionario Teologico Enciclopedico, pubblicato da PM nell'83, diretto da Luciano Pacomi e Vito Mancuso, che contiene effettivamente la voce bene. Ecco, però nessuno di questi 10 dizionari che ho consultato contiene la voce bene comune. E sto parlando di dizionari che racchiudono la migliore teologia italiana, la migliore teologia francese, la migliore teologia tedesca e anche l'Oxford Dictionary of the Christian Church, uno degli strumenti più alti della cultura teologica di tipo anglosassone. Bene comune. Si parla, lo si usa, i politici ne parlano, però la riflessione teologica sembra scarseggiare, e infatti anch'io, sento di avere bisogno di ragionare. Adesso vediamo che cosa combino questa sera con voi alla luce di queste premesse. Allora, sostanzialmente la mia tesi, l'annuncio subito, così voi capite che cosa vado dicendo e mi potete seguire nel percorso. Io stasera farò sostanzialmente 3 passi, dopo questo passo iniziale che è stato semplicemente così preparare il terreno. Il primo passo sarà quello di mostrare come esista all'interno della tradizione cattolica di tipo morale, quindi all'interno dell'etica, della riflessione etica generata dal cattolicesimo, una vera e propria profonda riflessione sul bene comune, nonostante poi questa non sia riportata nei dizionari, però esiste, e lo mostrerò attraverso soprattutto uno scritto particolare che mi fa questa sera molto 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 piacere poter citare, e poi dirò perché. Il secondo passo sarà quello di mostrare come questa grande capacità che esiste all'interno dell'etica cattolica di riflettere sul bene comune non è adeguatamente sviluppata per quanto concerne la teologia dogmatica. Cioè, in altri termini, noi cattolici, mi pare, siamo molto forti nel pensare il bene comune, nel creare le condizioni per pensare il bene concreto, la concretezza del bene pratico, del bene che poi si fa, e anche nel mettere i cattolici in condizione di praticarlo, ma siamo abbastanza scarsi, direi insufficienti, per quanto concerne la pensabilità dogmatica di un bene comune veramente per tutti, per tutti gli uomini, laddove questo bene comune per tutti gli uomini significa pensare l'universalità di Dio.
perché che cos'è il bene comune per tutti gli uomini di tutti i tempi a livello teologico se non la possibilità di ogni uomo di incontrare e di vivere e di riconoscere e di nominare il mistero divino? Ecco, mentre noi siamo forti dal punto di vista morale, siamo scarsi, secondo me, adesso però dovrò argomentare queste cose, dal punto di vista dogmatico. E questo, secondo me, poi ci sarà dibattito, ragioniamo, è anche la condizione del cattolicesimo così come si presenta nella nostra società. I cattolici oggi sono da tutti grandemente stimati per quanto concerne la prassi, l'azione, la solidarietà, l'accoglienza. Cioè, da questo punto di vista tutti riconoscono, no? I meriti che il cattolicesimo ha, un po' meno per quanto concerne, diciamo così, l'aspetto teorico, la possibilità di far intravedere veramente che questa azione concreta si possa tradurre anche in idee, e le idee sono importanti almeno tanto quanto le azioni, almeno questa è la mia convinzione. E infine l'ultimo passo che farò, e se ci sarà tempo mi alzerò e userò anche questi fogli che ho chiesto di mettere lì perché voglio disegnare uno schemino, l'ultimo passo che farò sarà quello che secondo me dovrebbe essere, come dire, la terapia da mettere in atto per uscire da questo impasse a livello teoretico. Allora, primo passo, quindi, la tradizione cattolica dal punto di vista etico. Allora, la questione sostanzialmente è questa, è rispondere a questa domanda, quando si parla del bene comune a livello etico. Esiste un bene comune, universale, per tutti gli uomini? Esiste? Esiste un bene oggettivo che vale per tutti? E che non dipende dalle circostanze, oppure tutto, comunque, sempre dipende dalle circostanze? Questa è la domanda numero uno per quanto concerne la questione del bene comune a livello di teologia morale. E la domanda numero due è la seguente: se esiste, mettiamo in lista, qual è? Come si riconosce? Chi lo può riconoscere? Ora, la risposta che il cattolicesimo dà, e adesso io andrò a argomentarla, andrò a mostrarla, è molto semplice e molto chiara. Sì, esiste un bene comune, universale, per tutti gli uomini, oggettivo, che non dipende dalle circostanze, dai sentimenti, dalle emozioni, ma che si sostanzia nella natura delle cose. E secondo, ogni uomo può riconoscere. Ogni uomo può riconoscere questo bene. In altri termini, la nostra tradizione ritiene che il bene comune è radicato nella natura umana. Anzi, di più, consiste nella natura umana. Ed è per questo che ogni uomo può riconoscerlo. Quando dico che ogni uomo può riconoscere il bene comune, sto esprimendo un concetto luminosissimo, a mio avviso, tipico del cattolicesimo, perché altre tradizioni cristiane, per esempio il protestantesimo, soprattutto il protestantesimo classico, non conosce una prospettiva, non riconosce una prospettiva di questo genere. Questa è tipica della tradizione cattolica, una delle cose più luminose, più belle della tradizione cattolica. Ecco, sto esprimendo un concetto che classicamente, qualcuno di voi ne avrà sentito parlare, spero tutti voi ne abbiate sentito parlare, classicamente si chiama sinderesi. La sinderesi. Ogni tanto dice, ma tu hai perso il bene, hai perso il bene della sinderesi. La sinderesi è proprio esattamente la capacità luminosa della coscienza di riconoscere il bene anche a prescindere dal proprio interesse, dalle proprie circostanze, di sapere che stai facendo il bene, di sapere che non stai facendo il bene. È quello che classicamente si chiama luce della coscienza, voce della coscienza. Di
Dicevo che nell'esprimere questa, nell'esplicitare, nel rendere presente questa tesi, questa argomentazione di tipo etico, io mi rifaccio a un documento recentissimo del Magistero Pontificio. E sono molto contento di rifarmi a questo documento, perché io di solito non sono sempre soddisfatto di delle cose, delle encicliche, non sono neanche sempre insoddisfatto. Però mi capita raramente, lo dico con molta sincerità, mi capita raramente di trovare un documento del Magistero Pontificio di fronte al quale essere particolarmente lieto ed essere d'accordo dalla prima all'ultima pagina. Ma proprio perché non sono per nulla un bastian contrario, uno che è contento di dire sempre di no, esiste, permettetemi di fare questa parentesi, all'interno del cattolicesimo, anche all'interno del cattolicesimo progressista, una certa tendenza a essere comunque contro. E qualunque cosa viene dall'alto, viene dal magistero, viene dalla gerarchia, è comunque sbagliata. Ecco, io non appartengo a questa schiera, a questa modalità, e quindi per questo sono particolarmente felice di dire che esiste un documento della Commissione Teologica Internazionale che si intitola Alla ricerca di un'etica universale, datato 6 dicembre 2008, che vi invito, è abbastanza lungo, però è chiaro, è bello e poi dà tanta fiducia nella vita, nell'essere, perché fa capire esattamente queste cose, questo bene in cui siamo radicati, questa luce della coscienza. Qui lo potete trovare in internet tranquillamente, vi collegate al sito del Vaticano, insomma fate un po' di cose e vedrete, lo trovate subito, non è difficile. E questo documento secondo me vale la pena leggerlo. E io sono d'accordo con questo documento dalla prima parola all'ultimo. Che cos'è la Commissione Teologica Internazionale? Tutti voi lo saprete, ma per chi forse in pochi che non lo sanno, è una commissione di 30 teologi scelti tra i migliori teologi del mondo, infatti io non sarò mai scelto. La Commissione Teologica Internazionale che tutti i nomina pontificia, quindi figuriamoci. Di 30 teologi che ne fanno parte, probabilmente mi fa piacere sapere che c'è un teologo milanese tra questi 30 che fanno parte della Commissione Teologica Milanese. E se vi dovessi dire chi è, sono sicuro che la gran parte di voi indovinerebbe all'istante. Chi è? No, Ravasi no, perché Ravasi è ben di più che un teologo così. No, si tratta di una persona che tutti voi conoscete bene, avete cantato le sue canzoni chissà quante volte. Segueti, esattamente. Pierangelo Segueti, che è stato mio professore, con lui io farò qui a Milano l'8 di luglio alla Milanesiana, faremo un dibattito sul silenzio. Una cosa un po' paradossale fare un dibattito sul silenzio, comunque vediamo cosa ne esce. Allora, vi leggo alcune frasi di questo documento. Esiste, scrive la Commissione Teologica Internazionale, poi il documento naturalmente viene approvato, è stato approvato all'unanimità, viene firmato dal cardinale prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, il Papa lo benedice, metaforicamente parlando ovviamente, e poi viene consegnato, quindi insomma una cosa autorevole. E dice, esiste un messaggio etico universale immanente alla natura delle cose e che gli uomini sono in grado di decifrare. Non abbiamo bisogno di leggi, di codici, di esteriorità. Esiste un messaggio etico immanente nella natura delle cose e tu con la tua coscienza sei in grado di decifrare, con la tua ragione pratica, sei in grado di decifrare che cosa fare e che cosa non fare, se sei onesto con te stesso. E altre parole che scrivono, l'uomo deve inserirsi in modo creativo e insieme armonioso in un ordine cosmico o metafisico che lo supera e che dà senso alla sua vita. Infatti tale ordine è impregnato di una sapienza immanente e portatore di un messaggio morale che gli uomini sono in grado di decifrare. Ed è bellissimo che all'interno di questo documento ci sono delle belle pagine dedicate alla regola d'oro. Tutti voi sapete che cos'è la regola d'oro. Non fare agli altri
quello che non vuoi che gli altri facciano a te. Ed è estremamente consolante, pensate, estremamente consolante, consolante proprio nel senso della filosofico del termine, di quella consolazione che cercava Severino Boezio quando era in carcere a Pavia, prima che Teodorico gli tagliasse la testa, e lui sapeva benissimo che così sarebbe finito, cercava consolazione nella filosofia, no? La consolazione della filosofia, ed è questa consolazione profonda che scende dentro di noi, nella nostra mente, nella nostra anima, ed è estremamente consolante sapere che gli uomini di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutte le grandi spiritualità sono giunti alla medesima idea, al medesimo principio regolativo universale, perché la regola d'oro è presente in tutte le grandi tradizioni spirituali dell'umanità, tutte. Gesù poi la mette al positivo, Matteo capitolo 7, fai agli altri quello che vuoi gli altri facciano a te. E quando parlo di queste cose mi viene sempre in mente un dialogo che una volta ebbi con Monio Vadia, ci trovavamo a Monfalcone, ma era lì in Friuli, un posto, adesso il nome non mi sfugge, il nome del paese, comunque si chiamava Mittelfest, vicino in provincia di Udine, sì. Sì, sì, mi sfugge il nome, però è un posto longobardo, di cultura longobarda. Vabbè, non ha nessuna importanza. Cividale. Cividale, esatto. E allora Monio Vadia, che tutti voi sapete essere ebreo, dice, ma voi cristiani, voi di solito pensate che siete superiori perché l'avete messo al positivo, non è mica così. È molto meglio tenerlo al negativo. Abbiamo ragione noi ebrei, è molto meglio tenerlo al negativo, perché quando... tu fai agli altri quello che vuoi che gli altri facciano a te, c'è il rischio che tu esattamente fai delle cose che pensi che gli altri vorrebbero, ma che gli altri invece non si sognano minimamente di poter volere. E allora succede per esempio che qualcuno viene forzatamente battezzato, forzatamente convertito, se invece ci si astiene. E io dissi, buon punto Moni, buona, giusto, poi l'argomentazione, è vero, hai ragione, però penso che tu stesso debba ammettere quanto dico io adesso, perché cioè fare agli altri quello che vuoi gli altri, che gli altri facciano a te può generare anche qualche cosa di attivo, cioè non aspetti semplicemente che l'altro ti chieda, ma tu intervieni, tu fai qualcosa, dico, non è un caso che il cristianesimo certamente ha fatto le conversioni forzate, ma ha fatto anche gli ospedali, ha fatto anche le scuole. Ha messo in piedi tutta un'azione caritatevole, insomma, che indubbiamente insomma, è diffusa in tutto il mondo. E quindi esiste anche una dimensione attiva, importante, e probabilmente la via giusta è sempre tenere presente questa duplice cosa, non fare agli altri e fare agli altri, e non è mai semplice la vita, questo è il discorso, non è mai semplice. Continua il documento. Dice, la persona umana, a differenza, sono brani che prendo io, non è che li ritraggo, quelli prima veniva per esempio dal numero 12, adesso cito dal numero 42. La persona umana, a differenza degli esseri che sono dotati di ragione, è capace di valutare ciò che per lei è buono o cattivo. Questa insistenza sulla dignità del soggetto morale, sulla sua relativa autonomia, si fonda sul riconoscimento dell'autonomia delle realtà create. Sottolineo, autonomia delle realtà create. Questo documento della Commissione Teologica Internazionale dice che esiste un'autonomia di tutto ciò che è mondo, esiste un'autonomia del mondo, autonomia anche dal punto di vista etico. Perché la persona umana, a differenza di chi umano non è, è capace di valutare ciò che per lei è buono e non è buono. Due cose. La prima, l'importanza estrema della coscienza morale del singolo, che qui viene espresso. Non da Marco Pannella, dalla Commissione Teologica Internazionale. La seconda cosa che voglio dire è che non esiste una dittatura divina, esiste un'autonomia delle realtà create. Ci sono molti altri documenti che lo dicono, ma adesso sto commentando questo, esiste un'autonomia. Cioè voglio dire, chi ragiona dicendo c'è stata la catastrofe, tanto per fare un esempio noto a tutti che abbiamo letto sui giornali, c'è stato il terremoto, la catastrofe e così via, e quindi Dio attraverso questa catastrofe ha voluto punire le persone.
oppure chi ragionava un tempo dicendo hai avuto un bambino così che ti è nato con la sindrome di Down oppure con la spina bifida oppure eccetera eccetera, e perché Dio ha voluto punire te e tuo marito oppure chi lo sa che cosa, chi ragiona così? Uno, dimostra un'umanità che è vicino allo zero. Secondo, non sa nulla di teologia. Terzo, non sa nulla di metafisica cristiana. Ed esprime, ragionando così, tutto il suo risentimento, la sua cattiveria, il suo disagio nei confronti del genere umano e della vita, lo esprime così, generando nella sua mente un mostro divino, che è blasfemo rispetto al vero padre di cui parlava Gesù di Nazareth. Esiste un'autonomia delle realtà create. Per questo, continua il documento della Commissione, per questo dice, immorale, sentite queste cose come sono forti, la pura deduzione per sillogismo non è adeguata. Cioè tu non puoi, se vuoi essere un cattolico, nel vero senso della parola, e non nel senso pacchettone del termine, prendere i principi morali del cattolicesimo e applicarli per sillogismo ad ogni situazione concreta. Non lo puoi fare, perché ti comporti come il peggiore dei talebani, come il peggiore dei fanatici, cioè di chi non conosce la concretezza della situazione ideale. L'azione morale si costruisce tenendo presente sempre due pilastri. Questo è un concetto decisivo, importantissimo, che vi sto dicendo. Due pilastri. Primo, naturalmente, sono i principi morali. Secondo, la conoscenza della situazione concreta. L'azione morale non è nient'altro che il ponte che collega questi due pilastri nel modo migliore possibile per creare la migliore armonia, la migliore giustizia e il migliore benessere per la situazione concreta. Questa è l'azione concreta, vera, che si pratica mediante la sinderesi, mediante la coscienza personale. E qual è la virtù della mente che questo brano, queste parole, cioè che la pura deduzione per sillogismo non è adeguata, qual è la virtù morale a che si richiama? È la virtù morale che costituisce la prima delle quattro virtù cardinali. E la prima delle quattro virtù cardinali è la prudenza. Ora, quando noi diciamo prudenza, dobbiamo cancellare dalla mente il concetto consueto con cui noi appunto argomentiamo al riguardo. Sta attento a attraversare la strada, la prudenza. Perché la prudenza poi è diventata la virtù ecclesiastica per eccellenza, no? Bisogna essere prudenti, la diplomazia, cioè, tutto ciò ha ben poco a che fare con la prudenza nel senso di phronesis. Questa è la vera prudenza. La prudenzia latina traduce il greco phronesis, e la phronesis è la virtù del discernimento. Phren in greco significa mente, è l'esercizio della mente, è la comprensione della situazione concreta, cosa a cui, visto che Matilde ha richiamato Carlo Maria Martini, cui a Carlo Maria Martini ha educato largamente la nostra diocesi, proprio nel discorso del discernimento, del fare discernimento. E questo significa praticare la prudenza, ma nel senso classico del termine, non nel senso ecclesiastico del termine. Poi tutti voi sapete quali sono le altre tre virtù teologali che discendono, pardon, cardinali che discendono: giustizia, fortezza e temperanza. Concludo questa parte che riguarda la dimensione, come dire, etica, no? Del bene comune, con questa citazione del documento della Commissione Teologica Internazionale al numero 59. Io quando leggevo queste parole ero proprio contento. Se voi prendete il numero della Civiltà Cattolica su cui io leggevo queste cose, ma tu vedete pieno di sottolineature, che è bellissima. Comunque sentite un po', non voglio influenzare il vostro giudizio, perché magari qualcuno di voi non è così entusiasta come me. Comunque, ecco qua di cosa dicono: soltanto la coscienza del soggetto, il giudizio della sua ragione pratica, può formulare la norma immediata dell'azione.
La legge morale non può dunque essere presentata come un insieme di regole che si impongono a priori al soggetto morale, ma è fonte di ispirazione oggettiva per il suo processo eminentemente personale di presa di decisione. Io penso che se queste parole, che non fanno nient'altro, non è che sono rivoluzionari questi 30 teologi, perché per far parte della Commissione Teologica Internazionale bisogna essere molto moderati, persone che non hanno mai scritto, firmato documenti di quelli contestatori, persone che quando fanno le lezioni di teologia cominciano dicendo gloria al padre e finiscono sempre ringraziando il padre, sto esagerando insomma, ma insomma si tratta di teologi quanto mai ortodossi, quanto mai moderati. Ebbene, quindi non stanno semplicemente che esponendo quella che è veramente la tradizione più da sempre consolidata del cattolicesimo. Ma non so se anche voi sentite la carica di grande novità che queste parole al contrario manifestano rispetto al messaggio che normalmente il cattolicesimo consolidato, la Chiesa italiana, i valori non negoziabili e tutte queste cose trasmette quotidianamente. Quando si pensa al cattolicesimo dal punto di vista pratico, l'immagine che passa nella coscienza comune, nel clima collettivo, nella mente sociale, è forse questa? È forse questa di una libertà, di una ragione pratica che decide autonomamente? E come mai non è questa? Bella domanda alla quale noi non rispondiamo. Va bene, abbiamo detto tre cose e concludo, io ho concluso quindi questo primo passo. Ho detto, primo, che il bene comune è universale ed esiste. Esiste il bene comune universale? Sì, esiste. C'è ed è qualcosa che riguarda tutti gli uomini di tutti i tempi. E che classicamente questo bene comune è stato formulato mediante la regola d'oro. Questa è la modalità migliore, di tipo formale. È interessante, bisognerebbe approfondire anche qui, parlare dell'imperativo categorico kantiano, delle due forme, ma va bene, fermiamoci. Seconda cosa che abbiamo detto, il soggetto lo può riconoscere, non è nulla di misterioso, non devi fare chissà quali grandi viaggi, non devi leggere libri speciali, non hai bisogno di rivelazione, non devi entrare dentro di te, dare spazio alla luce della coscienza per conoscere questo bene. Ecco, fare discernimento dentro di te. Mettere a tacere le passioni che sempre imperversano, che sempre ti portano a essere di parte, mettere a tacere queste passioni, quindi le passioni negative, le passioni positive non bisogna mai metterle a tacere, bisogna anzi esercitarle, bisogna avere la passione per il bene, anzi io sono un grande sostenitore della passione, nel senso buono del termine. Stavo parlando delle passioni negative, di quelle che ci portano a incurvare il pensiero. Qui cito Lutero, parlava proprio dell'uomo comune, l'uomo peccatore, l'uomo incurvato, quello che vuole essere una specie di buco nero che vuole attrarre tutto a sé, perché pone dentro di sé la forza di gravità e allora vuole essere proprio un attrattore che attrae tutto verso di sé, perché non vive il principio della relazione, non sa uscire verso se stesso. Queste sono le passioni che bisogna debellare. E terza cosa che abbiamo detto quindi è che questa sintesi lo si può fare a stretto contatto con la situazione, mai perdere il contatto con la terra su cui si cammina, con la situazione dove siamo, guardare sempre occhi aperti, mente vigile, non applicare mai gli schemi prefissati, perché il giudizio morale si dà invece sempre come ponte, come unione tra i principi veri, i 10 comandamenti, se volete, usiamo pure questi come grandi fari, e la situazione concreta. Io in un libro che si intitola La vita autentica ho riportato un brano, secondo me molto bello, che poi ho commentato, di uno dei più grandi teologi del Novecento, il cui nome è Dietrich Bonhoeffer, che tutti voi conoscete e amate, immagino e spero, e bene, il quale dimostra in questo brano come persino la bugia, persino la menzogna,
No, menzogna è sbagliato, la bugia, c'è cioè differenza tra bugia e menzogna. Persino la bugia può essere utile, ma persino l'omicidio a volte può essere utile. Non a caso Dietrich Bonhoeffer morì impiccato il 9 aprile 1945 nel campo di concentramento di Flossenbürg perché partecipava attivamente alla resistenza antinazista e al complotto per far saltare in aria Adolf Hitler. Bene, questo è il primo passo. Il secondo passo che vogliamo fare, va bene così, sto... no. Mi seguite, non... ho ancora tempo. Allora, la questione è questa. Teologia del bene comune, così si intitola questo incontro. Ora, qual è il vero, definitivo, bene universale e comune per tutti gli uomini? Se non Dio. Qualunque cosa poi significhi, perché mica lo sappiamo bene che cosa diciamo dicendo Dio, che cosa andiamo nominando. Anzi, tutta la grande teologia da questo punto di vista sa di non sapere, si ferma e capisce che deve esercitare l'apofasi, la negazione. Si giunge a dire Dio non è, posso dire molto di più quello che è Dio non è, più che dire che cos'è. Ma in ogni caso, adesso non entriamo qui, questa cosa interessantissima peraltro, ma entriamo in questa cosa, noi accettiamo pure questo concetto di Dio. Se volete, una delle più belle definizioni di Dio è questa, è quella che Tommaso d'Aquino usa nel Contra Gentiles 1.1, proprio all'inizio, quando parla di Dio come principium universitatis, che è il principio di tutte le cose. Laddove il principio, lo dico sempre, chi mi ha già ascoltato si annoierà, perché però mi tocca farlo, perché quando si dice principio, tutti noi pensiamo all'inizio, e io ho detto principio di tutte le cose, tutti voi immediatamente avete pensato a quello che ha fatto iniziare tutte le cose, il che è anche vero, ma il principio è molto di più dell'inizio. L'inizio è qualche cosa che dà origine a un fenomeno, e poi però quel fenomeno che procede non ha più nulla a che fare. L'esempio che faccio spesso è il colpo di pistola della gara dei 100 metri, l'ho fatto anche nel libro con Corrado Augias, si disputa su Dio editore. Che cosa ha a che fare la corsa dei corridori che vanno col colpo di pistola all'inizio? Nulla, certo non sarebbero partiti senza, ma poi una volta partiti chi si ricorda più dell'inizio, il colpo che deve dare, la campanella che suona prima delle lezioni, eccetera eccetera. Il principio invece è anche ciò che è all'inizio del fenomeno, ma accompagna sempre il fenomeno, e se venisse meno questo archè, questo principium, il fenomeno si sgonfia, scompare, non c'è più. E l'esempio che faccio spesso è quello dell'amore tra un uomo e una donna alla base del matrimonio. E certamente l'inizio, l'innamoramento che ha costituito la loro storia d'amore. Ma poi se viene meno questo amore, è ciò che accompagna nel presente il fenomeno, ed è anche la meta verso cui i due camminano, riuscire ad amarsi sempre di più. O no, così dovrebbe essere il matrimonio. Sento qualche risolino. Ma è così. Arrivare a dire ho sceso dandoti in braccio almeno un milione di scale e ora che non ci sei ho vuoto ogni gradino. Va bene. E quindi il principio è questo. Allora, quando si pensa a Dio come principio di tutte le cose, bisogna pensarlo esattamente non solamente come l'inizio di tutte le cose, ma come certamente l'inizio, ma come ciò che sostiene continuamente tutte le cose e ciò verso cui tutte le cose convergono. E sempre per citare Montale, che ho appena citato, sempre Montale nel Mediterraneo dice tutte le cose portano scritto più in là.
più in là. Perché? Perché c'è questa irrequietezza, questa scontentezza nell'essere che si muove, un continuo processo che si muove per andare dove? E noi crediamo che questo andare dove è destinato a un grembo, a una patria, a una casa, un porto dell'essere che chiamiamo Dio, da cui l'essere è venuto e a cui l'essere va. Allora, la teologia cattolica, quindi la domanda è in grado di pensare Dio con la stessa armonia, con la stessa universalità, con la quale è riuscita a pensare l'azione morale come praticabile da ogni uomo? È in grado la teologia cattolica di pensare veramente Dio come il padre di tutti gli uomini di tutti i tempi, in modo tale da generare fin dall'inizio una comunione con tutti gli uomini di tutti i tempi? È in grado? Perché abbiamo visto che la dimensione etica cattolica, diciamo la teologia morale cattolica, risponde di sì. Ogni uomo è in grado di vedere il bene comune e di praticarlo, quindi esiste veramente la possibilità degli uomini di essere nel bene comune, prima ancora che di fare, perché non è appena questione di fare, di essere. La stessa cosa riusciamo a pensarla a livello dogmatico, di essere veramente in comunione con questo Dio, riusciamo? Come ho già accennato, voi la risposta la sapete già, meglio, non tanto la risposta, ciò che penso io al riguardo. Ecco, mentre io promuoverei a pieni voti il discorso etico, condotto in quella maniera lì, per quanto riguarda questo aspetto mi trovo un po' in difficoltà e adesso vi presento gli argomenti un po' più critici sulla cosa. Allora, mi rifaccio al Catechismo della Chiesa Cattolica adesso, perché insomma, è un testo chiaro, abbiamo la fortuna o la sfortuna, non lo so, di averlo. Ricordo per esempio il Cardinal Martini che era contrario, ricordo bene, è del 92 il Catechismo, però è quando è stato pubblicato, ma già prima se ne parlava di questo progetto, e io ricordo bene di averlo sentito parlare al riguardo, no, è meglio non farlo, non va bene fissare così le cose, ci sono cose che non sono chiare, ma molto meglio non averlo, lasciare più libertà. Altri invece al contrario l'hanno voluto. Un altro grande lombardo come il Monsignor Maggiolini è stato uno dei principali estensori, diciamo il rappresentante dell'Episcopato italiano, no, per l'estensore. Poi la mente più sopraffina che l'Episcopato aveva a riguardo per l'estensione del Catechismo è quella di Christoph Schönborn, che è l'attuale arcivescovo di Vienna, cardinale, che ha avuto anche qualche polemica abbastanza pepata qualche mese fa con l'ex segretario di Stato Cardinal Sodano per via di questioni di pedofilia, coperture di prelati che eccetera eccetera, in particolare Gröhr, l'ex arcivescovo di Vienna. Ma non entriamo in queste cose, no? Parliamo del bene comune adesso, ce le diamo. Allora, tra l'altro Benedetto XVI, qui negli appunti rivedo questa cosa, una volta si trovava a parlare con dei preti di Roma e c'era un giovane sacerdote che disse chiese al Papa: ma come faccio io per stare dietro a tutta la ricerca teologica? Questi teologi sono tanti, scrivono, poi qualcuno dice delle cose, come dire, affidabili, qualcun altro mi confonde le idee, ma come faccio? E la risposta di Papa Benedetto XVI fu di rimandarlo al Catechismo, e con queste sue parole, con queste parole precise: qui vediamo la sintesi della nostra fede, e questo Catechismo è veramente il criterio per vedere dove va una teologia accettabile o non accettabile. Quindi raccomando la lettura e lo studio di questo testo. Discorso del 10 giugno 2010. Ora, io ho letto che cosa scrive della fede cattolica, questo testo assolutamente sicuro, come è stato appena definito, e ne ho tratti dei risultati che sono abbastanza insicuri. E adesso ve li dico. E ve li dico riguardo a che cosa? Innanzitutto riguardante la figura della fede. Perché? Perché qual è la forma, qual è la formalità mediante cui l'uomo è a contatto con il bene comune che è Dio? La fede. E quindi è
interpretando, interrogando la teologia della fede, la teologia dell'atto di fede, che noi possiamo vedere che cosa la teologia cattolica ha da dire per quanto concerne la teologia del bene comune, intesa come possibilità di comunione di ogni uomo con Dio. No? Chiaro perché ragiono così. Allora, se voi leggete il Catechismo, vi incontrate con alcune proposizioni che a mio avviso sono abbastanza contraddittorie. E adesso io le esprimo e poi voi mi direte se ho fatto bene, se ho fatto male, se siete d'accordo di dibattito. E così. Allora, alcuni articoli del Catechismo affermano che la fede consiste nella sottomissione. Articolo 143. Con la fede l'uomo sottomette pienamente a Dio la propria intelligenza e la propria volontà. Quindi fede uguale sottomissione. Ci sono altri articoli però, questo era il 143, ci sono altri articoli però, per esempio il 176, che non parlano della fede come sottomissione, ma parlano della fede come adesione. La fede è un'adesione personale di tutto l'uomo a Dio che si rivela. Allora, prima domanda, che cos'è la fede? Una sottomissione o un'adesione? Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Perché per sottomissione si intende qualche cosa, come dire, che suppone un atteggiamento asimmetrico, mettiamola così, asimmetrico. Io mi sottometto. Per quanto riguarda invece la parola adesione, non c'è più asimmetria, c'è simmetria. Io aderisco a un'iniziativa. Quindi si sottolinea molto di più la libertà, che nel primo caso invece non viene sottolineata, se non nel senso che destituisco la mia libertà, ti consegno la mia libertà. Prima, la prima cosa sottolinea il cessare della libertà, mi sottometto, la seconda invece sottolinea l'esercizio concreto, continuo della libertà. E va bene, e questa è una cosa. Ma sono soprattutto altre affermazioni sulla fede a non essere così facilmente componibili con l'universalità del bene comune a cui io voglio mirare, per giungere a fare pandan con l'universalità del bene comune di tipo etico che ho fatto emergere nella prima battuta, no? Nel primo passo. Allora, il Catechismo insiste molto nel dire che la fede è un dono, e direi che è un'affermazione assolutamente tradizionale, spessissimo la sentiamo, la fede è un dono. Io ricordo sempre, ero ragazzo, di aver sentito alla televisione Indro Montanelli, il quale argomentava dicendo proprio cosa della fede, ma la fede è un dono, a me non è stato dato questo dono, non so perché non è stato dato, piacerebbe averlo, ma non è stato dato, non lo so spiegare. E io fin da ragazzo sentivo questo argomento molto valido. Insomma, com'è possibile? Padre nostro, che a qualcuno dà? E comunque, la fede è un dono di Dio, articolo 153. Articolo 162, la fede è un dono che Dio fa all'uomo gratuitamente. Articolo 179, la fede è un dono soprannaturale di Dio. E poi non solo, l'articolo 2001 dice che la preparazione dell'uomo ad accogliere la grazia è già un'opera della grazia. Questa è la pura teologia agostiniana, no? La famosa controversia semipelagiana che c'è sotto. Cioè tu non puoi neanche iniziare a preparare, mi piacerebbe ricevere questo dono e quindi in un certo senso mi preparo, no, già questa preparazione è già un dono. È un dono totale, gratuito, non puoi fare nulla, è qualcosa che cala dall'alto, verticalmente. E va bene, se fosse solo questo, dice va bene, mi può piacere o non mi può piacere, ma è solo questo. Ci sono articoli del Catechismo che dicono insieme che la fede è un atto libero dell'uomo. Articolo 154, credere è un atto autenticamente umano. Articolo 160. Per essere umana la risposta della fede data dall'uomo deve essere volontaria. Articolo 160, lo rileggo. Per essere umana la risposta della fede data dall'uomo a Dio deve essere volontaria.
Articolo 166. La fede è la libera risposta dell'uomo all'iniziativa di Dio che si rivela. Articolo 180. Credere è un atto umano, cosciente e libero. Ora, la domanda è: che cos'è questa fede di cui parliamo e che probabilmente si abita tutti quanti se siamo qui questa sera? Immagino che tutti noi siamo credenti, spero che tutti noi siamo credenti. Che cos'è? Perché crediamo? Perché è un dono? Perché siamo stati privilegiati e fortunati? Perché abbiamo, come dire, esercitato la nostra libertà? Perché abbiamo aderito personalmente? Che cosa delle due è importante sottolineare? E non è così tanto facile comporre queste due cose come immediatamente il concordismo cattolico è portato a fare. Beh sì, è un dono, però è anche una... sì, è un dono, però... Ma come le tengo insieme queste due cose? Se persino la preparazione a questo dono è un dono. Ecco, è proprio il caso di dire mistero della fede. No, è mistero della fede. E poi c'è un'altra questione ancora che riguarda la natura ecclesiale e la natura personale della fede. Anche qui c'è contraddizione. Perché da un lato si dice che la fede è un fatto ecclesiale, che tu non è una cosa tua, che dipendi da te, e dall'altro invece si dice che è un atto eminentemente personale. Anche qui ci sono vari articoli, non leggo, è la cosa che... Perché il punto vero alla fine non è neanche questo. Il punto vero, comunque finora che cosa ho detto? Ho detto che esiste all'interno del catechismo questa teologia della fede che da un lato ti può portare effettivamente ad affermare la, come dire, la capacità degli uomini di essere veramente in Dio, da parte di tutti, perché se la fede è un'adesione, perché se la fede è un atto libero, perché se la fede è un atto personale, allora tutti gli uomini possono effettivamente essere all'interno della dimensione divina. Se la fede invece è sottomissione, dono gratuito di Dio, è atto ecclesiale, allora suppone che sei un atto ecclesiale che devi essere all'interno della fede, che un dono gratuito vuol dire appunto che è Dio che te lo dà e a chi non viene dato non può neanche avere un incipiente fede implicita, non può coltivare nessuna speranza al riguardo e così via. Ma la vera questione riguarda naturalmente il rapporto tra fede e salvezza eterna. E questa è la vera questione decisiva che concerne la teologia del bene comune per eccellenza. Perché che cos'è questo bene comune a cui tutti gli uomini aspirano se non la pace, il bene e ancora di più la salvezza per sé e per i propri cari? Forse non vogliamo questo per noi e per i nostri cari, non sappiamo bene che cosa diciamo dicendo vogliamo essere salvi, però è questo che gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi vanno cercando. Pensate che le religioni, esistono religioni senza Dio, il jainismo è una religione che non esiste, moltissime forme, la gran parte delle forme del buddismo sono religioni, io direi, ateiste, non atee. Qui c'è una differenza sottile, cioè ateiste nel senso che non hanno il teismo, negano il paradigma del teismo, ma non sono atee nel senso che negano il teos, nel senso che negano la divinità, pensano la divinità non in maniera ateista. Però va bene, se mi sono spiegato al riguardo bene, se non mi sono spiegato poi magari facciamola, perché è un concetto sottile. In ogni caso non esiste religione che non abbia soteriologia, perché in questo consiste la dimensione religiosa, cioè del desiderio di essere un cammino di salvezza. Magari un cammino di salvezza per non essere più, per essere finalmente libero da questa catena dell'esistenza, ma sempre cammino di salvezza è. Tutte le religioni tendono a questo e si presentano agli uomini esattamente per essere un'offerta concreta di salvezza. Quindi questo vuol dire che gli uomini questo cercano per sé e per i propri cari. Allora la questione di fondo diventa: questo bene comune che è la salvezza, questa teologia del bene comune che è la teologia della salvezza, è veramente attingibile in modo comune e universale da tutti gli uomini di tutti i tempi? Oppure è riservata solamente ad alcuni eletti, predestinati, come per esempio pensava Sant'Agostino, che riteneva l'umanità massa damnationis,
massa perditionis, e gli eletti, ben pochi eletti appunto, prescelti, predestinati fin dall'inizio dei tempi, senza alcun merito, con pura grazia, con pura elezione divina alla salvezza? Oppure ecco, questo è il nodo di fondo. Il nodo di fondo della teologia del bene comune riguarda esattamente la salvezza. Questa è la questione non più etica ma teologica. La questione etica l'abbiamo toccata, la questione etica di fondo è: gli uomini, anche i non cristiani, gli uomini che esistono da 200.000 anni, più o meno così è l'inizio di Sapiens, Homo Sapiens Sapiens, che fine hanno fatto? Ben prima della morte e risurrezione di Gesù. E quelli che oggi si sforzano di praticare il bene, la giustizia, eccetera, 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 a prescindere dalla morte e risurrezione di Gesù e dall'incarnazione, non lo conoscono e neanche lo vogliono conoscere. Perché? Perché sono di altre religioni, vogliono essere fedeli alla religione dei loro padri, dei loro nonni, dei loro bisnonni, eccetera. E questi uomini, che possibilità hanno di entrare nella teologia del bene comune di cui sto parlando? Questa è la questione di fondo che la teologia è chiamata ad affrontare. Io avevo qui altre considerazioni, ma le salto per presentarvi adesso gli ultimi 5 minuti, poi apriamo le danze del dibattito, se ci sarà, quella che è la mia visione del rapporto delle religioni tra loro, quella che è la mia visione della teologia del bene comune. Perché a mio avviso si può veramente affrontare la teologia, sottolineo teologia nel senso proprio tecnico, sistematico del termine, cioè il discorso sul logico, teologia questo significa un discorso alla luce del logos, quindi il discorso logico sul teos, su Dio. Non tutti i discorsi su Dio sono teologici, si danno discorsi su Dio che non sono teologici. Quanti se ne danno? Non sono logici e non sono quindi neanche teologici. Cioè è pieno il ragionare su Dio di discorsi razionali. La teologia si dovrebbe distinguere per ragionare su Dio alla luce del logos, fare ragionamenti logici. Laddove per logos non bisogna solo intendere la capacità razionale della mente umana, anche, ma ben di più il respiro di fondo dell'essere, potrei dire questo. La logica logos che governa e impasta tutte le cose dall'inizio dei tempi e fa sì che dal caos iniziale, dai semplici elementi iniziali, l'atomo di idrogeno, l'atomo dell'elio, i primi due elementi della tavola degli elementi, appunto a partire da questi tutto si è sviluppato secondo un movimento evolutivo per giungere alla vita intelligente, alla vita capace di avere mente, cuore e di riprodurre il medesimo movimento organizzativo e logico che ci ha portato all'esistenza. Perché io penso che questo siamo chiamati a fare, penso. Nient'altro che capire il movimento creativo continuamente in questo momento, non è, appunto, è il principio che in questo momento c'è, non è l'inizio solo, è il principio che in ogni momento ci intesse e ci mantiene all'essere e capire che questo si chiama relazione armoniosa e riprodurre fuori di noi tutto ciò. Ecco, dicevo che mi alzo come se fossimo a scuola, vediamo di non fare disastri. Io tento di riprodurvi qui così, se ci riesco e se si vede, per non complicare le cose, quello che io ritengo, che io chiamo il cerchio mistico, e poi chiudo, 5 minuti, non di più, e poi facciamo. Allora, come io intendo il rapporto delle religioni tra di loro? Perché per me questo è un problema assolutamente decisivo,
per questo, ma in generale per il futuro della nostra umanità. Allora, innanzitutto, prima ancora di spiegare la mia visione, vi dico molto semplicemente che i secoli alle nostre spalle hanno pensato la teologia delle religioni alla luce del modello esclusivista. Modello esclusivista che viene al meglio raffigurato mediante il principio che risale a Cipriano di Cartagine, a tutti voi noto, perché è notissimo, del extra ecclesia nulla sanus. La salvezza che cos'è? È far parte di un'arca. Mentre c'è un diluvio a tutto attorno a noi, c'è una massa di perdizione, un diluvio, se tu riesci a entrare nell'arca che è la Chiesa, ti salvi. Se invece non sei in quest'arca che è la Chiesa, se sei extra, a fuochi. Ed è questo il momento, è questo il principio che portava i missionari a correre, a essere pieni di zelo, no, fermente, per battezzare il numero maggiore possibile di persone, perché se non le battezzavo, non le facevo entrare nell'arca e andavano perdute. Ed è per questo che si battezzavano i bambini di corsa, perché comunque non potevano neanche, anche se erano piccolissimi, non potevano andare in paradiso, perché comunque tutti voi sapete che si nasce con il peccato ereditario, il peccato originale. Si nasce morti, secondo questa visione per me abbastanza tetra, pessimista e contro la quale io combatterò fino all'ultimo dei miei giorni, se ne avrò forza, secondo questa visione si nasce morti alla vita spirituale. Tra l'altro, come io sottolineo nel mio volume L'anima e il suo destino, questo è veramente un grande conflitto di dogmi tra di loro, perché da un lato la dottrina dice che l'anima viene creata immediatamente da Dio, viene infusa direttamente da Dio, e dall'altro la stessa dottrina dice che quest'anima che viene infusa è morta alla vita spirituale a causa del peccato originale. Come tenere insieme queste due cose? Va bene. E questa comunque, per fortuna, all'interno del mondo cattolico, a seguito del Vaticano II, è una visione che poche persone hanno. Io pensavo fossero scomparse, invece mi vado accorgendo che esiste un tradizionalismo, uno zoccolo duro che va avanti, e va bene, insomma, se sono contenti loro di pensare così in maniera tetra, contenti loro, contenti tutti. Però è largamente minoritaria una prospettiva di questo genere. La prospettiva che oggi è largamente maggioritaria è quella cosiddetta inclusiva, cioè l'arca di Noè, quest'arca che ci salva, è costituita non solo dalla Chiesa Cattolica, da tutte le religioni in un certo senso, anche da delle persone non religiose, basta che sono giuste, che sono buone, però i posti migliori quelli alti, dove si vede, dove si domina, non c'è niente da fare, insomma, no, cioè tutti gli altri, se sono buoni, se si salvano, se mettono in atto momenti di salvezza, è perché loro stessi non lo sanno, ma insomma sono cristiani anonimi, diceva il grande Carrara. E quindi è una maniera inclusivista. Tutto ciò che c'è di buono in te, che sei un ebreo, o in te che sei un indù, o in te che sei uno shintoista, c'è perché sono logoi spermaticoi. Sono semi che il grande logos spermaticos, il grande logos seminatore ha generato, e si trovano dentro di te come scintille. Ma se tu appena le capisci, le condividi, cioè le capisci, le interpreti, le guardi, non potrai che capire che chi veramente possiede la pienezza di questa luce siamo noi, e quindi tu ti devi convertire, eccetera, eccetera. I migliori siamo noi. Contro queste due prospettive, che a mio avviso non rendono ragione della paternità di Dio, non è la mia una critica, è anche una critica dal basso, perché le penso come prospettive, come dire, incapaci di pensare alla ricchezza della ricerca umana. Certamente c'è anche questo, ma innanzitutto sono teologie che non sanno parlare, non sanno pensare alla paternità di Dio. Ma è possibile che pensare perché Dio sia veramente il padre di tutti gli uomini, che esistono da, diciamo, 200.000 anni, e che non abbia dato da subito a ogni uomo la possibilità del bene comune, che è la comunione con lui?
Siccome io sono convinto che così è la cosa, ho escogitato questa specie di schemino che adesso vi presento, che io chiamo cerchio mistico, per il momento, poi magari cambierò la cosa, che è una cosa di questo tipo. Questo è il mondo, il centro del mondo, che io disegno in forma di cuore, lo possiamo chiamare Dio, perché Dio non è nell'alto, chissà dove, ma è nella profondità. È questa sorgente inesausta di energia positiva, è ciò che mantiene in essere tutte le cose, il principium da cui qui scaturisce. Quindi veramente Dio bisogna porlo nel centro del mondo, non naturalmente in senso fisico, il centro della terra, evidente che... Ebbene, se questa è la cosa, come pensare le singole religioni? Ma le singole religioni sono cammini verso, nella misura in cui sono autentiche, sono cammini verso il centro del mondo, ognuna di esse. Parlo delle vere religioni, delle grandi tradizioni spirituali, non sto parlando di Scientology e delle sette, evidente, non è che... Sto parlando delle grandi tradizioni spirituali. Ognuna di esse è un cammino verso il centro del mondo. Poniamo che questo sia, perché, come dire, noi siamo cristiani cattolici e quindi ci mettiamo qui, che questo sia il cristianesimo cattolico, va bene, perché ci mettiamo qui, insomma, però sappiamo che a fianco a noi ci sono gli ortodossi, sappiamo che a fianco di noi ci sono i protestanti, e questo è tutto l'arco del cristianesimo, poniamo. Poi sappiamo che qui ci sono gli ebrei, e via andare, l'Islam, l'induismo, eccetera eccetera, tutte le varie tradizioni, potremmo mettere ovviamente il buddismo, lo shintoismo, il confucianesimo, eccetera, non voglio escludere nessuno, ma insomma io penso così. Qual è il punto? Ma il punto è questo, che le religioni si dicono in molti modi, sono come una torta con diversi strati, non sono un pacchetto unitario. Esiste un livello che potremmo chiamare il primo livello, che è quello della storia delle religioni ed è quello dei dogmi delle religioni, dogmi, dottrine, così via. A questo livello naturalmente le singole religioni sono distanti tra di loro e distanti devono essere. Cioè guai a ogni tipo di sincretismo che voglia dire no, prendiamo la storia, il dogma cattolico e lo mischiamo con quello di tutti e facciamo una super religione. Io non credo che avverrà mai, non solo non credo, spero che non avverrà mai. Sarebbe come mischiare tutte le lingue e fare una super lingua, ciascuna lingua deve rimanere viva, ciascuna letteratura nazionale, ciascuna, così pure ciascuna religione. A questo livello ciascuna deve rimanere se stessa. Poi che cosa succede però? Che si continua a scendere, se uno interpreta bene la sua storia, i suoi dogmi, continua a scendere a un livello che possiamo chiamare la morale, l'etica, la morale, potremmo anche metterci la liturgia, potremmo anche metterci la preghiera e così via, e qui già le religioni cominciano a essere più vicine, e infatti abbiamo visto la regola d'oro si trova in tutte le tradizioni spirituali. Per poi giungere all'ultimo livello, che qual è l'ultimo livello? Quello della spiritualità. Pace e bene, pax et bonum. Il fatto che tu sai, hai letto i tuoi libri sacri, hai praticato i precetti morali della legge, delle cose, hai adempiuto i precetti liturgici, le tue cose, e giungi a neanche più a fare il bene, a essere bene, essere. E non è il problema di fare le cose, è il problema di essere bene, essere pace ed essere bene. E si giunge a questo, e quando si giunge qui si è tutti uniti, vicini al cuore del mondo. Ecco, secondo me questa visione è una visione che ribalta quella che è la prospettiva tradizionale, secondo la quale la dimensione dogmatica è la dimensione decisiva. E io non ritengo assolutamente che ciò che sia decisivo nella vita degli uomini sia la dimensione dogmatica. E mi permetto di dire che neanche Gesù la pensava così, perché, perché non è l'ultimo giudizio, per così dire, non consisterà mai, non consiste, lo dice lui in maniera chiara, in un sacco di pagine al riguardo.
Matteo 25, Luca 10, ma tutto il discorso della montagna, non è che ci sarà un esame catechistico, dogmatico, parlami delle processioni della Trinità. No, ci sarà invece, avevo fame, avevo sete, ero nudo, eccetera. Questa è la dimensione. Più si è vicini a questo, più si giunge a essere noi stessi cuore del mondo. E quindi ospitare una prospettiva di questo genere significa, secondo me, veramente poter giungere a una teologia del bene comune nel senso vero teologico del termine. Grazie dell'attenzione. Che ci fosse in ogni uomo questo senso morale, come dice Kant, no? Questo innato senso del bene indipendentemente da ogni circostanza, dalla storia, eccetera. Però io penso che ci sono numerosi episodi della storia che farebbero pensare il contrario. Leggevo per esempio stasera sul Corriere della Sera del comportamento di alcuni soldati tedeschi e dei loro discorsi che erano stati registrati senza che loro lo sapessero al fine della guerra, di alcuni inglesi, quindi di storie di crudeltà gratuita, anzi di un piacere commettere il male, di sterminare bambini, donne, in Russia, da qualsiasi altra parte. Ma altri episodi o altre cose, non so, per esempio il fatto che nei primi tempi del cristianesimo il fatto che ci fossero i ludi, i circensi, cioè in cui venivano anche gli schiavi, si combattevano fra di loro, succedevano, venisse presa come una cosa perfettamente normale. O anche quello che lei dice adesso, a me sembra che sia una cosa meravigliosa, bellissima, ma io penso che però molto innocentemente molti cattolici abbiano pensato il contrario, cioè che non è assolutamente così. E quindi in realtà, voglio dire, il bene che volevano fare forse per qualcuno si è ritorto in male, no? Queste conversioni forzate, fatte perfettamente in buona fede. Quindi l'esistenza di un bene assoluto, noto in ciascun uomo, mi sembra una bellissima enunciazione. A me piacerebbe tantissimo che fosse così, però non ne sono assolutamente sicuro. Chiaro che forse questo poi riporta quella che qual è l'origine del male, cioè che cosa produce il male. Però mi sembra, ecco, io vorrei che lei mi convincesse del contrario, cioè che in effetti è proprio così, come dice Kant, no? C'è lo stellato e la morale dentro di lei. Se poi però vedo alcuni comportamenti, perché poi nella prassi si fanno alcune verifiche, no? È bellissimo, poi però andiamo a vedere che cosa succede, che cosa è successo. Ecco, io certe persone non vedo questa idea del bene, alcuni per esempio delinquenti che uccidono a sangue freddo perché gli uomini sono fra loro e il bene di cui si vogliono impossessare. Ecco, mi riesce difficile pensare che in questi ci sia l'idea del bene, ecco, che questa sia indipendente, quello che lei diceva all'inizio, dalle circostanze, dal tempo, della storia, ma che ci sia qualcosa di universale, innato e che comunque è presente nella mente di tutti. Grazie. Come fate di sotto? Raccogliere 2 o 3. Come fate di sotto? Beh. Posso fare io voce abbastanza, non posso parlare da qua. Allora, volevo fare 2 domande, più che altro chiedo dopo. Il primo forse un po' provocatorio, ma c'è ancora bisogno della dogmatica? Perché io penso che sia la maglia stretta che non fa respirare il mondo a tutti i livelli, di tutte le religioni, mi sembra proprio il punto che blocca, è la dogmatica. Secondo, il concetto di saggezza, anche qui
c'è bisogno oggi di una traduzione, di una riscrittura di questa parola, o dobbiamo cancellarla come parola e trovare qualche nuova parola? Certo, parlo anche del posto. Piacerebbe avere un parere su, cioè, Gesù che cosa è venuto a fare? Nel senso che io non conosco il pensiero degli altri grandi uomini che sono stati Buddha, Confucio e gli altri, quindi non posso permettermi un parallelismo. A me la parola di Gesù che ha voluto dire forse come ragiona Dio, che cosa, come pensa Dio, è un pensiero che mi è sempre affascinato, l'ho sentito sempre molto vero. Ma a questo punto, ecco, come lo pongo con gli altri? Cioè, mi piacerebbe avere il suo pensiero su che cosa è venuto a fare Gesù. Allora, siamo a tre domande e ci possiamo fermare qui, anche perché sono belle toste. Ma i soldati tedeschi, il piacere del male, indubbiamente esiste questa natura che può essere diabolica dell'anima umana. Io non credo all'esistenza del diavolo, ho argomentato anche perché, ma credo nella diabolicità. E se la figura del diavolo è stata escogitata, immaginata, inventata dalla mente umana, peraltro di tutte le regioni, esattamente per questa possibilità della diabolicità, cioè vedere il bene, vedere la luce, odiare il bene, odiare la luce e mettere in atto delle azioni assolutamente negative al riguardo. L'uomo, che è un angelo per molti aspetti, è anche una bestia per altri aspetti, e se è superiore agli animali per alcuni aspetti, è inferiore, peggiore di tutti gli animali per molti altri. Quindi questo è il dubbio. Ed esattamente per questo l'uomo è capace di bene e l'uomo è capace di male. Cioè, mentre gli animali sono necessitati all'interno, per così dire, dei binari di madre natura, camminano dentro questi binari che la natura ha dato loro, e noi possiamo, uno, deragliare e porre in atto azioni di male, due, decollare e porre in atto azioni di bene. Quindi la sua domanda era quanto mai pertinente. Io cosa posso dire? Posso dire che la coscienza umana, posso dire, per quella che la conosco io, perché non sono un esperto di star, ma veramente per quella che conosco io, le tradizioni spirituali, le tradizioni filosofiche, ha fatto riferimento a Kant, noi possiamo fare riferimento a Confucio, grande saggio della Cina, possiamo fare riferimento ovviamente ai grandi filosofi greci, ai grandi filosofi di diverse tradizioni filosofiche, possiamo fare riferimento al pensiero indiano, abbiamo l'attestazione di quanto dicevo prima, quella della regola d'oro, cioè abbiamo l'attestazione che la coscienza umana, pur essendo l'uomo capace di bene, capace di male, la coscienza umana si è gerarchizzato. Ha chiamato male, ma il male male e il bene bene. E del resto, se noi ci scandalizziamo di fronte al piacere di uccidere dei soldati nazisti, è perché capiamo e sentiamo dentro di noi, radicalmente dentro di noi, che questa cosa è sbagliata, che questa cosa è orribile. Cioè, intendo dire che se noi siamo feriti dalla realtà del male, perché non siamo fatti per il male. In un certo senso proprio la percezione del male come male indica il primato del bene. E spero che lei non percepisca queste mie parole come un sofisma di questi gesuiti che poi alcuni gesuiti che fanno il gioco delle tre carte. Come alla fine dice. No, bene, io sono convinto di questa cosa. Insomma. Tra l'altro è la medesima domanda che mi fece Fabio Fazio adesso, tanto per alleggerire la questione, quando mi trovai proprio nella sua trasmissione che tempo fa, ricordo c'era stata l'ennesima sciagura naturale, un terremoto, adesso non, forse il Cile, probabilmente il Cile, quel tempo lì. E mi fece questa domanda, è una domanda da sempre. Io sono nato
che è cresciuto in una casa dove che è sempre stata abitata da mia madre e da mia zia, la classica zia non sposata, che insomma, che mia madre cattolica, credente, fervente, ma la sua maniera, fervente mica tanto, è cattolica, credente, sì, insomma. E mia zia assolutamente no, ma mia zia no perché? Perché esattamente abitata da questo problema del male. Se Dio c'è, perché non interviene? Quindi io fin da bambino ho sentito questa grande, mi sono convinto di questa cosa, che se noi muoviamo le obiezioni a certi fenomeni storici, ci scandalizziamo di fronte a questi fenomeni storici, è perché sentiamo profondamente, radicalmente in noi che sono sbagliati, e se ne sentiamo che sono sbagliati è perché siamo fatti per il bene, per l'armonia, per la giustizia. Noi sì, ma loro no. Ma guardi, lì è il problema, del libero arbitrio, del perché gli uomini commettono il male, del fascino che il male ha. Ci sarebbero tante cose da dire, per esempio ragionando sul fatto che il male viene percepito come più affascinante rispetto al bene. Il bene sa di buonismo, noi c'è un uomo buono, immediatamente ci si affroscia un po' la cosa. Se poi diciamo buon uomo, peggio che peggio. Buona notte, poi la notte. Mentre al contrario, i simboli cattivi sono forti, più forti, parlano. Gli allenatori dicono, li voglio cattivi. Cattivi, forti. Cattivi. E perché questo? Perché c'è questo fascino del male? Ma io sono convinto di questo motivo. Perché il male appare più forte. In realtà noi non siamo attratti e affascinati dal male. Noi, come ogni fenomeno fisico, siamo attratti dalla forza. Perché la forza gravitazionale di cui parlava Isaac Newton non riguarda solamente i pianeti, riguarda ogni tipo di corpo. E anche noi siamo un corpo fisico nel senso newtoniano del termine. E anche noi siamo attratti da corpi di massa maggiore. E gravitiamo, ognuno di noi in qualche maniera gravita attorno a corpi di massa. Prendete 10 bambini, io queste cose le ho scritte, prendete 10 bambini a caso, metteteli in una stanza, dopo un po' vedrete che si forma una specie di sistema solare. C'è quello che ha più massa e energia e attira a sé, ci sono gli altri che fanno i pianeti e magari qualche pianeta c'ha anche il satellite come nel caso della Terra. È così, guardate gli uomini al bar, guardate come si muovono, guardate quando passa il direttore generale dell'azienda e lui passa attorno a tutti i pianeti, è già così. Allora, noi siamo anche noi abitati dalla forza gravitazionale, percepiamo, sentiamo, sbagliando, che il male è più forte. Perché sbagliamo? Ma per un semplice motivo, perché il male produce disordine. E la vera forza non è il pugno che batte sul tavolo e magari spacca il tavolo e anche il pugno. La vera forza è la stabilità, è la resistenza. E solamente ciò che è bene resiste, solamente ciò che è buono, ciò che è ordinato resiste. Platone, che ragionava su queste cose, diceva che, come si dice, persino una banda di ladri, per sussistere in se stessa come banda di ladri, deve praticare la giustizia al proprio interno, rispettare la gerarchia, rispettare le regole, perché altrimenti la banda di ladri, in quanto banda, si sfalda. E quindi anche le cose più negative, anche al loro interno devono avere una logica relazionale buona al loro interno per poter funzionare. Prima è stato fatto il nome di un politico abbastanza noto in questo paese. Anche lui a suo modo mette in pratica un'azione che nel suo sistema, nel suo microsistema, ha una logica, come dire, di tipo relazionale e ordinata. Che poi questa logica magari per qualcuno non sia positiva rispetto al bene comune di cui stiamo parlando, questo mi troverebbe d'accordo su questo. Ecco qui. Un'ultima cosa per rispondere a lei. Sempre nel mio libro io ho parlato per essere giusti. Ho ricordato un episodio che mi è stato raccontato da una persona a cui sono molto cara e unita, che adesso non c'è più, durante una conversazione tanti anni fa.
era la guerra, il tempo della guerra di Bosnia, quindi siamo nel 92, io gli dissi: Sasha, ma chi è per te l'eroe? Chi è il tuo eroe? Quindi sapete quando si parla dopo cena tra amici. E lui mi disse, mi raccontò il fatto di era un soldato tedesco che durante la seconda guerra mondiale, un soldato tedesco anonimo, che durante la seconda guerra mondiale si rifiutò di sparare ai liceali serbi che erano stati rastrellati per giungere al numero di 100 serbi da uccidere in cambio di un tedesco ucciso dai partigiani. Non avevano riuscito a trovare i 100 uomini, entrarono nel liceo, presero i ragazzi, misero lì e davanti al plotone di esecuzione questo soldato disse: io non sparo, tu se non spari vai di là, io non sparo, vai di là e vieni ucciso. Questo lo dico, come dire, è vero, ci sono stati soldati tedeschi di questo tipo, ma insomma ci sono stati soldati tedeschi di altro genere ed è giusto ricordare anche queste cose. Secondo, c'è ancora bisogno di una dogmatica? Allora, io penso che di sì, penso di sì. Non c'è bisogno certamente di una dogmatica che si muove sulla base degli anatema sit. Lei conoscerà il Denziger, il Kyrillion Symbolorum Declarationum, de Moribus Fidei et... adesso anch'io non ricordo neanche il titolo latino preciso. Ecco, è un testo comunque che raccoglie tutte le dichiarazioni dottrinali precise della fede cattolica, fondato nella prima edizione nella metà dell'Ottocento da un sacerdote tedesco che si chiamava Heinrich Denziger. Adesso siamo arrivati alla 37ª edizione curata da un gesuita il cui nome è Peter Winnerman. Va bene, potevo risparmiare di dire questa cosa. Questo Denziger raccoglie tutte le dichiarazioni dottrinali e tutte le dichiarazioni dottrinali della Chiesa Cattolica, a parte quelle del Vaticano II, si concludono in questa maniera: anatema sit. Cioè, se tu non accetti questo tipo di proposizioni, sei anatema, cioè scomunicato. Anatematizzato, vuol dire questo, scomunicato. E naturalmente voi sapete che cosa significava la scomunica, no? Oggi non dicevo che li scomunicano, un tempo non era così, si rischiava la vita, si rischiavano i beni fisici, ti prendevano a casa, ti mandavano alle galere, 30 anni ai reni, fustate, torture. Allora, di una dogmatica del genere, che ancora oggi comunque è determinata sulla base dell'anatema sit, sono perfettamente d'accordo con lei, non c'è bisogno. E personalmente tento di dichiarare con tutta la libertà di cui sono in grado che posseggo che quali sono i dogmi che non mi convincono, ma lo dico in maniera molto chiara e non mi curo del fatto che mi possano dire, come il cardinale Ruini ha detto di me, che ho rotto la forma cattolica, che praticamente significa che sono fuori. Rotto la forma cattolica vuol dire sono fuori. Sì. E dichiaro quindi che quali sono i dogmi, per esempio il dogma del peccato originale, così come viene configurato, che non è come comunemente si viene a intendere, se voi sentite i teologi, e molti teologi dicono: eh sì, ma è la tendenza al male che c'è nell'anima umana. Non è questo il dogma del peccato originale, non bisogna annacquare le cose. Non c'era mica bisogno del dogma del peccato originale per parlare della tendenza al male, questo lo sanno tutti gli osservatori. Il Signore prima ha esplicitato molto bene questa che è l'osservazione di molti. Uno guarda gli uomini e vede che sono abitati a questa tendenza al male, ma questo non è il peccato originale. Il peccato originale non è la tendenza al male. Il peccato originale è il fatto che uno nasce e a prescindere dal tipo di esercizio, di qualunque tipo di esercizio della libertà, è peccatore. Questo è il peccato originale, il peccato ereditario con cui si viene al mondo. Questo dice il dogma. E quindi se è questo che è sbagliato. E non c'è, per non parlare di altre cose ancora che sono presenti nella dogmatica. Quindi, che cosa sto dicendo? Sto dicendo che la dogmatica non bisogna prenderla in maniera dogmatica. Sto dicendo questo. Sto dicendo che la mente è moderna e giustamente deve porre obiezioni, deve ragionare, deve giungere a fare emergere le contraddizioni e la teologia dovrebbe farlo sempre più liberamente, i teologi che lo fanno non dovrebbero perdere il posto, come invece avviene.
non dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di insegnare nella facoltà pontificia, come invece avviene, ma insomma, sta di fatto che però il cristianesimo, ed è concludo la risposta, è a differenza di altre religioni che si possono concepire solo come ortoprassi, il cristianesimo da sempre avrà dentro di sé una dimensione di ortodossia, una dimensione dogmatica, perché il cristianesimo è l'annuncio di un evento, come dire, che, di tipo storico concreto, con una particolarità ontologica, l'incarnazione di Dio, che impone, per così dire, alla coscienza di essere custodita. Ora, poi, come questo si possa fare? In modo coerente con la ragione, in modo razionale, in modo così, è il compito della teologia. È il compito della teologia. C'è un bellissimo libro di un teologo americano che si chiama Roger Tate, il cui titolo è Jesus, Symbol of God, che sarà uno dei libri della mia collana che è stata evocata prima, Campo dei Fiori, di un gesuita, il quale, per scrivere questo libro, che riesce, secondo me, molto bene a spiegare in che senso si dà questa comparsa della pienezza del divino in Gesù, per scrivere questo libro ha perso il posto. Il libro era introvabile? Il libro americano si trova, in italiano non è mai stato tradotto, lo tradurremo noi. Uscirà non quest'anno, perché è già pieno per anno, l'anno prossimo, cioè adesso è in traduzione, uscirà. E poi altro argomento decisivo, che cosa vuol dire la salvezza? Io mi limito a dire questo: certamente bisogna espellere dalla mente il concetto giuridico di salvezza, ovvero un tribunale, tu sei salvo, tu sei dannato, per non parlare poi della dannazione eterna, dell'inferno, di tutte queste cose, ecco, sulle quali mi sono soffermato ampiamente nell'anima e sul destino, proprio ragionando su altro limite di un altro dogma, quello proprio della dannazione eterna, che ritengo un dogma assolutamente da debellare. Ecco. Che cosa vuol dire la salvezza? Io riesco a pensare alla salvezza solamente così, come teosis, divinizzazione, come possibilità di giungere qui. E che cosa vuol dire giungere qui? Vuol dire, per essere esplicito nella cosa, vuol dire giungere alla condizione ontologica del divino. E qual è la condizione ontologica del divino? È quella di essere pura energia personale, senza alcuna traduzione nella massa fisica, nella massa corporea. Se Dio c'è, è questo, non è un essere materiale. Deus non est corpus, sta scritto nella Summa Teologia, sta scritto in Agostino. Mosè Maimonide dà un consiglio, dice: quando tu cominci a parlare con qualcuno di Dio, se ti rendi conto che questo qualcuno pensa a Dio come una persona concreta di carne e ossa, lascia perdere. Non sei, bisogna pensare a Dio così, pura energia. Che cosa significa? Cos'è la salvezza? È la divinizzazione, essere anche noi una particella di luce. Non riesco a pensare ad altre cose, insomma, la divinizzazione, questa sarà. L'ingresso nella dimensione dell'eternità, senza tempo e senza spazio, del divino. Questo sarà. Allora uno pensa, ma come può essere questo? E io dico, come può essere questo? Chi lo sa? Ma tu riesci a pensare quello che la scienza ci consegna, cioè il puntino cosmico primordiale? Allora, come è nato l'universo? Questi sono dati, insomma, che il modello standard della cosmologia ci presenta. Come è nato l'universo? E dice che era l'universo all'origine un puntino che di questa dimensione, 10 cm alla meno 33. Che è una cosa così piccola che se qui ci fosse una briciola di pane che non c'è, o una questo è il Monte Everest, questa briciola di pane che non c'è al confronto dell'universo. Ora, dicono che se l'universo è questo, in questo universo così minuscolo era contenuto tutto,
Nel senso che poi non è che qualcuno ha aggiunto dell'energia, dentro lì, in questa singolarità, era contenuto tutta quell'energia che poi esplodendo è andata a formare i 100 miliardi di galassie, ciascuna delle quali ha 100 miliardi di stelle. E tu riesci a pensare una cosa del genere, ma neanche per idea, che in una cosa più minuscola della cosa più minuscola che io riesco a pensare è contenuto l'infinitamente grande che adesso l'universo c'è. Ma, no? Allora, se però la scienza mi consegna questa cosa, io posso benissimo pensare che, come dire, exitus reditus, secondo il grande schema neoplatonico, veramente posso pensare che tutto quello che è uscito da questo puntino, poi ritorni in questo puntino come perfetta eternità. Poi come questo se lo si debba pensare concretamente, chi lo sa. Chiunque ragiona, però questo è la salvezza, è questa cosa, è far parte di questa, della divinizzazione, questo è. Sarete come Dio, sarete come angeli nel cielo, dice Gesù. E poi Gesù che cosa è venuto a fare? È bella domanda. Gesù cosa è venuto a fare? Allora, sono molteplici le risposte che la teologia ha dato al riguardo. Quella più nota è quella del Cur Deus Homo, no? Ma adesso io non sto a fare, vi devo dire quello che penso io. Io penso a Gesù di Nazareth come all'incarnazione piena e definitiva del Cristo cosmico. Noi dobbiamo distinguere Gesù da Cristo, sono cose note, penso a ciascuno di voi. Bisogna distinguere la persona storica di Yeshua ben Yosef, Yeshua, figlio di Giuseppe, così veniva chiamato, o anche Yeshua ben Miriam, dice anche il Vangelo di Marco, figlio di Gesù, figlio di Miriam, dal Cristo, che è colui per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte, che è la sapienza primordiale da cui l'essere è stato messo in atto, in moto, è il logos per mezzo del quale tutto è stato fatto e senza di lui non è stato fatto. Ed è tutto evidente che il frammento storico Gesù di Nazareth è diverso dal Cristo. Il Cristo però si dà totalmente in Gesù di Nazareth, è praticamente il Cristo, è la manifestazione, Gesù concreto, la manifestazione storica che a noi è dato nella nostra cultura di questa forma del rapporto relazionale che il principium universitatis, che è il padre, ha da sempre con il mondo e che si chiama Cristo. È la forma relazionale continua di Dio con il mondo, è la modalità con cui il principio di tutte le cose genera, trasmette e mantiene in essere tutte le cose. Questo è il Cristo cosmico, questa è la Ochma, dice la sapienza ebraica. Il Cristo è questa cosa. Gesù di Nazareth è, per noi che siamo cristiani, per chi tra di noi lo è, la manifestazione concreta, la grammatica definitiva, mediante la quale noi effettivamente comprendiamo la logica logos con cui il principio eterno di tutte le cose continuamente si rivolge, continuamente, sottolineo continuamente, si rivolge, genera e tiene in essere tutte le cose. E Cristo è venuto a parlare del Padre. Se voi leggete i Vangeli, vi rendete conto di questo, che Gesù di Nazareth è venuto continuamente a parlare del regno di Dio, del regno del Padre. E in Marco 8,37 lui dice in maniera molto chiara che 8,37 o 9,37 non ha nessuna importanza, se qualcuno vi ha segnato poi andrà a vedersi qual è, mi pare 9,37 adesso, ma dice che accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato, che accoglie me, non accoglie me. Lui non voleva generare appunto una prospettiva cristocentrica, ma era assolutamente teocentrica, era rivolto al Padre, rivolto al Regno, all'iniziativa di Dio, qui, al cuore del mondo, a far sì che ciascun uomo si dirigesse verso il cuore del mondo, che è il Regno di Dio. Questo cuore del mondo uguale al Regno di Dio, è la medesima cosa, Dio, Regno di Dio, qui, che è il luogo in cui l'uomo, al di là di ogni luogo, la dimensione dentro cui tutti noi, chi l'avrà meritato,
Ecco, non so se ho risposto, ho fatto quello che potevo, vi ringrazio. Guardi, se per laici si intende, e dipende cosa si intende per laici, una parola che dipende, se per laici si intende senza religione, si intende senza religione, beh, ci potrà essere una, un sentiero che, non, che, non, che ha una storia, una dogmatica diversa, perché anche chi non appartiene a nessuna religione costituita ha la sua storia, la sua dogmatica, ha i suoi eroi, ha i suoi testi sacri, non è così. A me capita spesso di fare dibattiti, ho scritto un libro con Augias che sicuramente si definirebbe laico, poi ultimamente eravamo a Firenze e, la, e chi lo presentava ha detto, ecco, Corrado Augias, ateo, e io ho detto, no, io non sono ateo, quindi, ma in ogni caso, esiste una storia e una dogmatica per tutti, nel senso che tutti noi, chi di noi è ateo, chi di noi è ebreo, chi di noi è qualunque altra cosa, ha una propria storia e una propria dogmatica. L'importante è capire che questo è il punto di partenza assolutamente determinato dentro il quale siamo, siamo i presupposti, i pregiudizi, nel senso anche buono del termine, che tu voi sapete l'ermeneutica, no? Senza pregiudizi non si comprende, non sono appena qualcosa di negativo i pregiudizi, sono anche la condizione della mente perché in base alla quale si possa capire. Se noi fossimo tabula rasa non comprenderebbe niente, quindi tutti noi abbiamo dei pregiudizi, si tratta di sapere che sono pregiudizi, farli poi crescere, diventare giudizi e va bene, abbiamo la nostra storia, la nostra dogmatica, i nostri riti, non esiste forse una liturgia laica fatta anche lì di simboli, di bandiere, di canti, esiste. E poi da qui, nella misura in cui produce una morale e poi giunge a generare anche una spiritualità, che poi vuol dire che cos'è questa spiritualità di cui parliamo? È il desiderio di essere bene, di essere amore, di essere giusti. Io penso che alla fine sia questo, e se si giunge a questo, per quale motivo i laici non devono far parte del cuore del mondo? Ma lo saranno di sicuro, no? Non si sente. Io non voglio fare una domanda, voglio fare una testimonianza. Io sono cattolica e di più, ho insegnato religione nella scuola di Stato, sono andata in pensione, sono una pensionata perché ho insegnato religione, e quando sono andata in pensione mi sono dedicata alla ricerca e ho incontrato questa comunità di etica vivente che fa una ricerca di tipo psicologico, umanistico e un po' di più. E mi sentivo un po' come la sera, quando andavo a dormire, dicevo, ah, non devi fare, non devi andare a sentire la comunità di etica vivente. Poi una volta vado in una libreria, vedo un libro con scritto Vito Mancuso, l'anima e il suo destino. No, è una sincronicità pazzesca, prendo il libro, lo compro, vado a casa in una notte, lo leggo, io la ringrazio.